Marzia, già, Magri. Cioè fanno più risultati del Verona, hanno più tifosi ovviamente, perché ormai è un, macello. Francesco dice giocano anche meglio, non lo so, gli stiamo lanciando una volata, una volata mica male. Le date, mi ricordi le date Paolo? Prima le date sono l'8 e il 9 giugno, ma poi vediamo che tutta la manifestazione avrà inizio esattamente il 7 di giugno con un anticipo, diciamo. E poi magari avremo modo di parlarne, certo, più tardi. Massimiliano, me lo dici tu a chi è dedicato questo memoria? Sì. E ci spieghi anche il perché prima di andare a Bentegol. Il torneo è dedicato a Don Paolo De Grandi, un parroco di Gazzo Veronese, che però è sempre stato appassionatissimo di calcio, ha giocato anche nelle giovanili del Verona e ha sempre dato tantissimo per il calcio e per il sociale. Purtroppo è venuto a mancare giovanissimo sul campo di calcio con i suoi bambini, perché lui era con la parrocchia Campolucci e quindi abbiamo pensato di dedicare questo torneo importantissimo a questa figura che insomma ha sempre dato tanto per lo sport e per i bambini, per i giovani. Insomma. Un'ottima idea, tra l'altro, che si inserisce all'interno di tanti tornei che avete organizzato, Paolo, perché insomma vedevo il programma prima, è da maggio, o prima ancora, aprile, che siete dietro quei tornei. Assolutamente sì, una serie infinita di... Meglio della FIFA, ne organizzate di più voi. Sto per andare al Bentegodi, prima però chiudiamo concorso, giusto Giorgia? Giustissimo Davide, infatti da adesso fino... da adesso saranno più presi in considerazione i vostri pronostici sulla nostra pagina Facebook di Diretta Gialloblu. Ricordiamo al volo, Davide, cosa si vince, la famosissima, ma insomma ormai non ha bisogno di presentazioni, sanificazione da Molinauto, che è un'operazione di pulizia profonda dell'auto presso il loro centro, effettuata con prodotti specifici ed anallergici, indicata per coloro che magari hanno degli animali domestici o chi ha fatto un lungo viaggio e al ritorno vuole pulire la propria auto bene e a fondo. Ricordiamo dove? Da Molinauto in via Bernini Buri 89 ai Molini San Michele. Il resto adesso ve lo dice Beppe. Beh, minuti, non so, al Bentegodi, allora vado da Alessio Facincani. Alessio. Siamo al terzo, Davide, dai. 3 minuti, quindi passato. Siamo quasi in contemporanea oggi. È uno stadio parecchio comunque bello da vedere, al di là di tutto quello di oggi, con il tifo del Verona che ha risposto abbastanza in massa, qualche vuoto c'è, ma comunque dopo la prova di Cittadella magari ci si aspettava anche qualcosina di peggio, forse ha fatto comunque il suo dovere quel comunicato di un paio di giorni fa, fare quadrato per il Verona. Tante davvero le presenze anche da Foggia, una curva gremita di pugliesi. Intanto Galano, che ha tentato qui di districarsi fra la morsa dei giocatori del Verona, palla rimpallata e rimessa laterale. Le formazioni sono quelle annunciate invece, Davide, con Di Carmine perno centrale, Laribi e Matos poi a sostegno ai lati, anche il Foggia 3-5-2 con davanti la coppia Galano e Iemmello. Qui un pallone tagliato anche abbastanza pericoloso per come è nato, però Silvestri, che è andato a chiudere molto bene sul primo palo. Simone Antolini adesso è arrivato, siamo al dunque, è arrivata questa partita, bisognerà ovviamente leggere poi tutte le situazioni di gioco, tutti gli episodi e portarli verosimilmente dalla propria parte. Sì, ma come dicevamo prima, io credo, e si vede da questi primi minuti, quanto l'aspetto mentale possa influire sulla gestione della gara, dei singoli possessi di gioco, perché è una partita che vale tantissimo, anzi è la partita, il destino ha voluto sia per il Foggia, attenzione tanto, e anche per il Verona. Attenzione perché la Rivia in area di rigore potrebbe crossare, va rimorchio però dietro dove va a chiudere Deli. Qui la Rivia poteva essere davvero più cinico in questa situazione, è andato a cercare un rimorchio, però non c'era alcun giocatore dell'Ella all'interno dell'area di rigore. Simone, se vuoi concludere. No, proprio questo, perché sai, una partita che presenta delle grandi difficoltà sul piano tattico, adesso hai già raccontato tutto tu, io credo che i singoli interpreti di questa gara dovranno mettere del loro, perché sai, l'ansia ti consuma, spesso ti fa sbagliare dove non ti... volentieri ti metti in grandissima difficoltà, viviamola. Cambio risultato, Davide, quello che però non interessa a nessuno, mi sa, Brescia-Benevento. Assolutamente, sì. Giorgia. Sì, infatti è arrivato il primo gol del Brescia, Torregrossa porta in avanti la sua squadra, che vabbè ormai è già in A, insomma, sì, sì. Brescia 1, Benevento 0 per ora. È il Brescia con Torregrossa, che vestiva la maglia del Verona ogni volta che lo vedo segnare. Beh, capisco Longo. Ma è vero. Da una di Brescia. Brescia, sì, beh certo. Complimenti a Corini, tra l'altro, che... ha fatto veramente una gran cosa prendendo il Brescia in mano, insomma non era tra le favorite, ha fatto veramente
una gran cosa. Complimenti al Brescia, Benevento sotto, ma Benevento è già dentro ai playoff, quindi rimane solo da capire il piazzamento. Vedo gli amici del Nogara che stanno prendendo il primo contatto con DAZN. Ebbene sì, c'è questo famigerato minuto e rotti di ritardo, quindi non spaventatevi se le immagini non combaciano con quello che ci racconta Alessio. Per ora è 0-0, c'è la pausa, dopo facciamo anche il giro sugli altri campi per vedere se si sbloccano tra l'altro i risultati. Un ritmo di gioco come par de veda Liverpool-Barcellona. È uguale. Tra l'altro siamo fortunati a vedere Verona-Foggia dopo aver visto il Liverpool, dopo aver visto non solo il Liverpool, devo l'Ajax. Dire, anche l'Ajax. Sono grande sostenitrice dell'Ajax. Sì, è andata malino, devo dire. Il Tottenham. Vabbè, non guardate le coppe europee, quello è un altro sport. Ci fermiamo, a tra poco con diretta giorno. Vi aspetto. Segnano tutti tranne il Verona perché sono sbloccati tanti risultati sugli altri campi. Giorgia, eccomi, fammi un qua. Po' il quadro della facciamo situazione. Un quadro. Allora, ha appena pareggiato il Benevento con il Brescia, quindi Brescia 1, Benevento 1. Ahimè, ha segnato pure il Perugia, quindi il Perugia. E questo è un brutto risultato. Eh sì, non bene, infatti guardando la classifica non ci voleva proprio. Nel frattempo ha anche segnato il Lecce. Quindi sostanzialmente ricapitolando, Lecce, Spezia 1-0, Perugia, Cremonese 1-0, Brescia, Benevento 1-1. Il resto insomma invece è ancora la situazione sugli altri campi, 0-0 invariata. 0-0 invariata la partita del Verona, non so se riesce a organizzare una manovra degna di nota, ma è il caso di iniziare a segnare. Alessio. Allora, intanto per dirvi che in questo momento il Verona sarebbe ai playoff da ottavo, sì. Perché con il successo del Perugia tu sei in vantaggio negli scontri diretti con il Perugia, mentre sei sopra la Cremonese di un punto, quindi in questo momento Verona ottavo in classifica, quindi dentro i playoff. Qui però il Verona ha anche sofferto durante il periodo di pausa, Davide, con un'occasione capitata sui piedi di Billong, per fortuna che è un difensore Billong, perché dal cuore dell'area di rigore è andato a calciare davvero malissimo alzando il pallone sopra la traversa. Adesso c'è un calcio di punizione invece per l'Hellas dal settore di sinistra, palla adesso accomodata da Vitale e dal Mici, è praticamente un cross verso l'area di rigore, siamo completamente decentrati, al Mici e Vitale sul pallone, barriera che in questo momento viene posizionata dall'arbitro, il signor Gersini di Genova, in barriera Busellato e Galano, certamente non due Marcantoni, sono abbastanza bassi entrambi i giocatori del Foggia, va il Mici dentro, palla però bassa e quindi il Foggia che può riaprire e recuperare il pallone con la Ribi che però poi lo recupera, palla che arriva a Rider Matos, siamo adesso sul lato opposto, sulla destra con Almisi puntualmente servito, Matos ancora lì nel settore di destra con Anderson ed Almisi, il Verona vediamo adesso cosa combina, non combina nulla, va a regalare la palla al Foggia e quindi sempre 0-0 quando siamo al 12esimo, però per i risultati al momento della Serie B il Verona sarebbe all'ottavo posto. Allora Verona al momento dentro i playoff per proprio il rotto della cuffia, differenza reti se ricordo bene, 2 in favore del Verona, meno 1 il Perugia, insomma tocca fare anche di questi calcoli, questa è la classifica. Olindo, non so se hai visto già vagamente la mano di Aglietti questi 10 minuti, mi viene da ridere già solo a domandarlo, però deve vedersi perché qualcosa deve combinare di diverso rispetto al Cittadella. Veramente ho visto, sembra la solita circolazione di palla in orizzontale, possesso palla lento, la squadra di conseguenza avversaria che è messa molto bene in campo a 5-3-2 si piazza, va bene in marcatura, va bene sulle traiettorie, non mi sembra un Verona all'inglese con degli attributi di una della personalità. Per vincere queste partite qua bisogna avere attributi, personalità. E alzare il ballone quando si fa le punizioni, perché non so che punizione ha battuto Almici. Sì. Ma lì vedi la cattiveria. Forse pensava che fosse in area che detesta arrivo rasoterra. Ha messa all'inglese. Vedo poco di cambiamento, ma d'altronde non si può additare agli Etti che non c'è la bacchetta magica. No, mi viene da dire che era stato. Ma si sapeva, troppo tardi il cambio e chissà se veramente sarà troppo tardi oppure se riuscirà il Verona a cambiare in qualche modo marcia. Tra le altre cose, Alessio ci diceva che tutto sommato il pubblico c'è e quindi parte almeno Sandro della tifoseria ha risposto, era uno di quei, non dico dubbi, però una di quelle così curiosità che riguardavano la partita di oggi. Ripeto, è l'unica positività di una stagione disgraziata è ancora una volta
la grande dimostrazione di attaccamento ai colori. Il comunicato è un comunicato in cui mi rivedo, perché io sarei, adesso piano con le parole perché qua ti etichettano, però un po' di identità, no? Ci vuole. È una dimostrazione di identità, nel senso che il Verona appartiene alla città, appartiene ai suoi tifosi e non appartiene ad altri, insomma, quelli vanno, vengono, i tifosi e i colori rimangono ed è quello che insomma dobbiamo sostenere. È, insomma, ripeto, è una forma di identità che di quelle belle, insomma, di quelle. Il problema, te lo dicevo, no, abbiamo detto l'anno scorso, abbiamo detto che l'altra volta, il grave di questa stagione qui è che io entravo al bar, mister, parlavamo solo ed esclusivamente del Verona, adesso mi parlano di tutte altre cose, Lucas Moura, non me ne fa fregare di meno di quelle robe lì, vorrei parlare del Verona. Il problema è che ormai non parla, i ragazzini qua dietro, voglio chiedere a loro se qualcuno di loro tifa Verona. Adesso alzano sì, però, tutte le mani, chi è che tifa Verona? Ti alzate le mani. Mi raccomando, bravo, ragazzi, che Logara è stato un bel feudo, no. Logara. Lì c'è un ragazzino che ha alzato la mano là in fondo, ma non è più ragazzino. Vedi, però. Cioè, ti dà dimostrazione adesso con tutto il rispetto. No, è la verità. La verità. Viene a mancare quella che è quella forma di identità, quella forma di passione che si aveva una volta. Chiedo anche al Beppe, che so che queste cose, insomma, so che ce li ha a cuore. O no, Beppe, che non c'è più, ormai la gente si è stancata. Sì. Si è rotta le scatole. C'è minimi termini, dai, come interessa. No, come ti dicevo. Insomma, amici che hanno sempre avuto l'abbonamento, esatto, eccetera, o non se l'hanno fatto, o pur avendo l'abbonamento non vanno allo stadio, preferiscono fare dell'altro. Quello che preoccupa di più, appunto, è questa sorta di rassegnazione barra indifferenza ormai a non voler più prendersi mal di pancia o mal di fegato per un qualcosa che non cambia e non si capisce perché non cambia. Una volta in una partita del genere il Bentegodi sarebbe stato pieno, dai, diciamoci la verità, Francesco, sarebbe stato strapieno il Bentegodi, ci sarebbero stati magari anche i biglietti a un euro, se vogliamo dirla tutta, e ci sarebbero state 20-25 mila persone allo stadio, Francesco. Ma non sarebbero serviti i biglietti a un euro, sarebbe stato lo stadio pieno, però non possiamo pensare che gli ultimi mesi siano trascorsi invano, nel senso che è evidente che la scollatura non nasce ieri, non nasce con Aglietti, non nasce poco prima di Aglietti, ma insomma è un problema che ha origini forse ancora l'estate scorsa o comunque al primo momento di grave flessione del Verona, turno. Per cui non è a questo punto una cosa che stupisce più di tanto il fatto che... Attenzione intanto, scusami, noi vediamo un'azione, mamma mia, l'illusione del gol del Foggia, sarà successo due minuti fa, ma Alessio raccontaci cosa è successo. Kragl vicinissimo al gol, il giocatore tedesco del Foggia, con il Foggia che si è buttato dentro l'area di rigore molto bene, poi la palla che è transitata poi da destra a sinistra verso Oliver Kragl, praticamente da solo davanti a Silvestri, il portiere ha deviato, la palla gli è passata sotto le gambe, un brivido per tutto il Bentegodi, palla in calcio d'angolo, poi il Verona in qualche modo è riuscito a salvarsi, però attenzione perché questo Foggia ha una marcia in più, almeno sul punto di vista, dal punto di vista dell'intensità, dell'impatto fisico alla partita. Questo preoccupa un po' perché sulle seconde palle, sui rimpalli, la squadra pugliese ci arriva prima. Deve anche crescere dal punto di vista dell'intensità questo Verona, perché il Foggia comunque si gioca la vita e si vede da come la sta interpretando. E a proposito, Alessio, mi pare che ci sia un rigore per il Carpi, che sta giocando contro il Venezia e questo interessa molto da vicino il Foggia. Giorgia, segui anche quello, così poco... Torno anche al Bentegodi, Massimiliano. Ed è gol comunque, ed è gol del Carpi. E occhio, occhio anche alla classifica, perché insomma pure quello c'entra, seppur in modo marginale, con la partita che riguarda il Verona. Interessa più al Foggia ovviamente, però insomma ballano punti pesanti. Carpi in vantaggio contro il Venezia. Massimiliano, tutti, almeno tutti, fi Verona, sì. Ok, stai soffrendo quanto? Tantissimo. Dimmi quello che pensi della società. Hai carta bianca per dire quello che pensi della società. No, mi riallaccio a quello che hanno detto, insomma c'è uno scollamento, soprattutto nei bambini. Io porto mio figlio, siamo sempre andati allo stadio e nonostante questo insomma vedi che i bambini insomma escono delusi e secondo me è uno scollamento, stiamo perdendo un'identità e stiamo perdendo un patrimonio, perché anche insomma certo, è brutto, bruttissimo da dire, ma è il ricambio generazionale, sì, del tifo, sì, che è un po' come nel calcio, sì. Detto così è quasi una roba troppo banale, però la verità è quella, ecco, se tale sulla responsabilità è anche colpa di questi signoroni che ci governano il mondo del calcio,
il primo di maggio, Pasquetta, si gioca orari assurdi, 21 di sera di febbraio, 2 del pomeriggio di agosto, cioè dei geni del male veramente, cioè, e quindi questo fa anche il paio poi se ci mettiamo, ahimè, la società. Diamo il microfono intanto a quel ragazzo che ti fa Verone, il primo che ha fatto outing, così, così giustamente gli diamo merito. Come ti chiami? Dillo al microfono. Mi chiamo Giacomo Marconcini. Giacomo, vabbè, il cognome mi dice qualcosa. Colpa del papà, vero, che ti fa Verone, dì la verità. È colpa di tuo papà che ti ha portato allo stadio. Non è colpa, e ti... No, già no, io tifo Verona di mia spontanea volontà. Fantastico. Bravissimo. Quindi... da quando mio papà mi ha tenuto nello scannatoio per una settimana, di mia spontanea volontà. Mi ha dato da mangiare, esatto. E con minacce corporali. No, meglio non dirlo, per carità di Dio. Va bene, complimenti perché bravo, sei coraggioso. Dobbiamo fermarci, però voglio andare un minuto al Bentegodi, perché voglio capire il Verona se comincia a accelerare un po' i ritmi. Lo so che il pareggio va bene, tutto sommato, per quella che è la classifica, però c'è anche da dare una risposta ai tifosi che nonostante tutto sono andati al Bentegodi. Alessio, un minuto. No, per raccontarvi anche come le radionine abbiano poi un ruolo nel pomeriggio di oggi, perché dalla panchina del Foggia qualcuno si è alzato, ha detto a Grassadonia vince il Carpi ed ha fatto una piccola esultanza col pugno, quindi insomma le radioline contano oggi, Simone Antolini. Sì, anche se è pericoloso, perché dico sempre in questi primi 20 minuti il Verona non si è visto, come dicevi tu ha subito quello che è l'atteggiamento più aggressivo del Foggia, tu non puoi comunque stare in campo pensando alle radioline e soprattutto devi andare in campo con un timore diverso. Guardavamo prima nelle mezze palle che non c'è quella reattività, quella reazione, quella voglia di andare a mangiare il campo che richiede questa partita assolutamente. Sì. Ce l'ha un po' di più il Foggia, 21esimo, 0-0, c'è tanto da soffrire e tanto da lottare, Davide, oggi pomeriggio. Assolutamente sì, ci dobbiamo fermare pochi istanti, poi seguiamo tutta la Serie B in diretta col Verona che al momento è dentro i playoff, ma manca ancora una vita da giocare. Vi aspetto tra poco con diretta giallo-blu. Sto dal sole, dai. C'è il sole. 6 metri, è una roba pazzesca. E non poco. Una roba incredibile. Per inciso Palermo che non dovrebbe neanche giocarlo. No, vabbè, ma comunque guarda, io non per inciso, guardo soltanto la palissiano errore dell'assistente, se non c'era più guardialine. Cioè, questa è la classifica, in tempo non gara mia, il VAR, gara il bar. C'era il bar, bravo Beppe. Questa è la classifica in tempo reale, dice ancora bene al Verona, però occhio, perché se il Foggia vince si salva direttamente e quindi il Verona non può stare tranquillo. Rimane fatto però, e torno al Bentegodi da Alessio, segnano tutti, il Verona io non ho visto tiri in porta, forse mi sono perso qualcosa. Alessio, c'è stato un mezzo cross di Henderson, ma davvero quasi nulla in questo momento qui al Bentegodi. Guardavamo la classifica anche con Simone, siamo settimi se non andiamo errati, adesso siamo al settimo posto dopo il gol i due gol del Palermo, quindi adesso cambierebbe anche l'ipotetico avversario. Sì, perché saresti sopra il Cittadella che negli scontri diretti ha così, sei settimo perché difetto. Sei in vantaggio insomma negli scontri diretti con dietro Cittadella, lo Spezia a 51 punti, Cittadella e Perugia, quindi insomma sarebbe uno Spezia Hellas. Attenzione perché il Foggia è in area di rigore, Silvestri va a parare su Iemmello che ha cercato la cosa più difficile, stanno giocando gli altri per il Verona, Simone Antolini, il Verona però non sta giocando alla grande, possiamo almeno dire così. No, tanto da rivedere le ripartenze, un Verona che parte con gambe fiacche e fa fatica a trovare la tre quarti campo avversaria, sembra avere poche idee davanti negli ultimi 16 metri, non le ha sviluppate perché in questi primi 27 minuti le azioni pericolose sono 2-0 per conto del Foggia e anche adesso ha rischiato tantissimo, attenzione. Attenzione al cross di Vitale, palla tagliata sul secondo palo, Matos la mantiene viva, il pallone tagliato ancora una volta, Billong lì in mezzo, le cattura tutte, poi subito da Iemmello contro Davidovic, l'attaccante non riesce a scavalcare il polacco. Io ho questa impressione che il Verona sia figlio delle tossine che si è portato avanti fino adesso e stia vivendo nel limbo, ed è pericolosissimo, nel passaggio tra Grosso e Traglietti. L'impressione e la paura è che forse magari non ci sarà mai, perché non c'è stato il tempo e il tempo potrebbe essere finito. 27-0-0. È un Verona indolente, perché Francesco lo diceva. La qualificazione. Poi c'è tempo per sistemare alcune cose, soprattutto se slittano i playoff. Oggi secondo me bisogna guardare. C'era un'attenzione.
attenzione, perdonami Francesco, Alessio. La prima conclusione del Verona, davvero, davvero importante, verso lo specchio della porta, Matos dalla lunga distanza, palla appena alta sopra l'incrocio dei pali, soluzione che non abbiamo quasi mai visto da parte di Matos in questa stagione, perché il tiro da fuori è stata una delle grandi pecche della stagione del Verona, che ha sempre cercato di entrare con il pallone in porta praticamente. Qui Matos ha provato a calciare, palla fuori di pochissimo. Chissà che magari un colpo del singolo, qualcosa del genere, possa sbloccarsi la situazione. Dimmi Giorgio. È arrivato il raddoppio del Lecce, la Mantia. Beato il Lecce. Quindi Lecce 2, Spezia 0. A me sembra un'ottima notizia questa. Sì. Ha fatto un mezzo miracolo il Lecce. È chiaro che insomma poi staremo a vedere i conti alla fine. Però. Mezzo intero, è una neopromossa. No, un mezzo miracolo nel senso che Liverani è un ottimo allenatore. Di Carmine murato dalle ali, e qui il Verona ha avuto la più grande chance, almeno fino a questo punto della partita, con Di Carmine che si è ritrovato quasi a tu per tu con le ali, con l'intervento quasi disperato di Billong. Le ali però non è caduto, è stato bravo a rimanere in piedi e ha chiuso lo specchio della porta. Calcio d'angolo però per il Verona quando siamo al 29esimo minuto di questo primo tempo. Dalla bandierina di sinistra va Vitale, palla tagliata dietro verso Laribi che cerca di concludere, palla fuori di un soffio. Qui Laribi stava estraendo un capolavoro dal cilindro, è stato uno schema ben eseguito dal Verona, con Vitale che ha cercato fuori dall'area Laribi, palla fuori nemmeno di tanto. 29-0-0, però segnali di crescita del Verona, Simone. Sì, era il segnale che aspettavamo, a volte può essere anche una fiammata che cambia il senso della tua partita, se non altro abbiamo visto un'evidente reazione con queste due occasioni che abbiamo creato. Attenzione, non deve essere però uno spazio di energia dentro il vuoto assoluto che aveva avuto il Verona prima di queste due situazioni di gioco. Abbiamo visto Laribi finalmente, anche per i passaggi di Carmi, adesso vedremo il pezzo di bravura, insomma il volo, complimenti, mica male, devo dire. Si vede un po' Laribi, dai Sandro, l'abbiamo perso tutto l'anno. Chi è costui, perché in effetti a parte un paio di partite di stagione poi è rimasto dimenticato. Per carità, però, perso nei dubbi tattici, quello che vuoi, però storie, come diceva prima giustamente Simone Alessio, mi sembra anche, non so, che la squadra sia un po'... È lenta nel portare palla, quindi non so se è un problema anche, permetto, secondo me è anche un problema fisico, per questa squadra qua corre poco, o comunque corre male, non lo so. Quando siamo in possesso di palla non riusciamo mai a velocizzare il gioco, ed è quello un po' un problema. Allora la ragione mia è quando giochi con difesa schierata e porti palla con lentezza, fai fatica a far male a qualcuno. Mister, è prevedibile dai questo ora. Allora, il Foggia avrebbe 43 punti. Dunque ne avrebbe 6 di meno di Verona, e se io vado a vedere, a parte le ultime giocate, non c'è molta differenza come squadra in campo, come espressione di gioco tra il Foggia e il Verona. È questo che è preoccupante. Foggia è messo bene in campo e che è passato anche lui da un allenatore da Grassadonia, Padalino, poi ha cambiato modulo, ancora Grassadonia. Foggia è una squadra che sa mettere la palla sull'esterno quando è il momento e sa verticalizzare quando è il momento, ha un'idea, e invece tu quando ti arriva la palla e pensi, invece loro pensano prima. Il calcio è questo, la velocità del gioco è questo, penso, ricevo e gioco, no, ricevo, penso e gioco. Il Verona è questo. Il Verona che poi si fa schiacciare, diciamo così, anche dal Foggia, perché è da un po' che il Foggia occupa la metà campo della squadra di Aglietti, e sono sempre dolori perché prende una valanga di gol Francesco questo Verona. Uno dei problemi di questa squadra, non so, tattica, uomini, testa più che altro. E dai punti di vista ne prende un sacco, non è, non ne fa. Dai, c'è una bella azione, almeno la vediamo adesso, un cross che ha tagliato tutta l'area di rigore. Com'è finita avvertito. Alessio? È finita che il Verona ha vanificato questa opportunità. Matos che se le prepara sempre benissimo, perché Matos comunque è l'unico di questa squadra, e lo è stato un po' per tutta la stagione, Simone, in grado di saltare l'uomo. Poi nell'uno contro uno qui ne ha saltati due, poi però ha sbagliato il cross finale verso l'area di rigore. Sì, e abbiamo visto quanto distaccati erano i reparti. Mi collego a una cosa molto intelligente che ha detto il mister. È vero, perché i valori tra Foggia e Verona, non deve ingannare la classifica con la penalizzazione, sono molto molto appiattiti in questo momento, e loro vengono da una situazione mentale sicuramente più positiva, e il campo lo sta dicendo. I valori invece tra Verona e Brescia sono distantissimi, Giorgio, giusto? Infatti Davide è appena arrivato al raddoppio del Brescia, gol di testa di Bisoli.
2-1 2-1 del Brescia e insomma stiamo dando un'occhiata, abbiamo mille monitor, stiamo dando un'occhiata anche agli altri campi, soprattutto a Carpi, chissà che non possa svegliarsi un pochettino. Il Foggia, Paolo, anche se Verona è la tua seconda squadra, che impressione ti sta facendo per adesso? Io premetto di non essere un grandissimo intenditore di calcio. Beh, però mi appoggio i ragazzi non dicono altrettanto a qualche altro pensiero che è già uscito, che effettivamente vedo una squadra un po' fiacca, questa è l'impressione che ho io, a parte quei due spunti di 5 minuti fa. Sì. Mi verrebbe da domandarmi da che cavolo ci va a fare eventualmente ai playoff. Alessio, vediamo, si stava dando un sacco di botte in campo, che è successo? È successo, poi voi magari lo vedrete meglio al replay, che giallo per Busellato. Ha dato un mezzo cazzotto, almeno così ce l'hanno raccontato, ad Anderson, e da lì si è creato il parapiglia, una manata, una sbracciata, Anderson è finito per terra. Poi ovviamente in partite così tese anche questi episodi poi vanno a determinare tanta tensione sul campo. Questo episodio c'è stato, il giallo per Busellato è corretto, Simone? Ah beh, correttissimo. Poi io voglio rivisitarla, spero in maniera positiva. L'adrenalina che scorre, poi ti fa fare queste cose da una parte all'altra, magari se scorre giochi più libero, perché sai, hai quella rabbia lì bloccata che non riesci a buttarla fuori. Infatti qualcosina in più il Verona ha fatto. La partita non è cattiva, perché questo è un episodio, però sai, l'hai ridestata, devi svegliarlo il Verona, si sta risvegliando, perché se stai sornione non vai da nessuna parte. Allora, sono svegliati lontana, anche i tifosi, Davide, ultimissima cosa, che hanno esposto uno striscione in A o in B. Setti vattene, intanto Zaccagni cost to cost in area di rigore per Di Carmine, che apre per Laribi in area di rigore, cerca un dribbling di troppo ma trova il palo Laribi, con l'aiuto anche del palo Leali va a salvare sulla conclusione di Laribi, che sembrava aver fatto un dribbling di troppo, poi però è stato ottimo nella conclusione con il destro centrandosi da sinistra, la palla che sbatte sul palo e che aiuta Leali ad evitare il gol dell'1-0. Qui il Verona è andato vicinissimo alla rete del vantaggio, la fiammata proprio di adrenalina di cui parlava anche Simone Antolini. Lo stiamo vedendo adesso, l'azione gira male anche a Verona, possiamo dirlo, per carità, è la seconda occasione che ha creato, in realtà la stiamo vedendo proprio ora, molto bella l'azione, devo dire, con una bella apertura e poi bello anche il movimento di Laribi, l'avevamo detto prima, c'è Laribi finalmente. Sì, però guarda che questo giocatore qua... A dov'è? Non può essersi imbrocchito, perché dove è andato lui? Anche a Bologna aveva fatto vedere tutto il suo valore. Poi a Cesena ha fatto bene, era meno legato a livello tattico allo schema che imponeva il mister, però lui le giocate, l'importante è che lui giochi nel suo posto dove si può esprimere. Con i movimenti che sono suoi. Perché lui è Cesena, un 4-4-2, mi ricordo, lui partiva sempre da sinistra, dunque... Gioca a sinistra qua, da ala sinistra, diciamo, perché nel 4-3-3 i due esterni sono due ali. Possiamo dire le cose come stanno. Laribi con Grosso non si era trovato, dai. Ma non chiaro. Solo Laribi, dai. Non solo lui, ma in particolar modo, infatti. Anche circa l'ha perso, sì. 10.000 sì. Abbonati non si erano. Vabbè, quello. Però lo striscione non serviva, secondo me, ma è eloquente, cioè lo si sapeva benissimo. A o B. Sì, la spaccatura. Questa società non credo possa avere più rapporto con questi tifosi. No, deve. Il problema è che questa società, questa c'è, non è che ce ne sia un'altra, bisogna dire anche questo. È chiaro che poi. È la realtà dei fatti. È ovvio che. Se nessuno vuole comprarselo il Verona, cosa devi fare? No, dipende anche il costo del Verona, appunto, come abbiamo sempre detto. Va detto anche che comunque il problema è la spaccatura enorme che c'è, per poterla ricomporre, francamente, è dura. E quello è un altro campionato che devi giocartelo. Fuori dal campo, perché... Anche a livello di... sai, Gianluca l'aveva detto un'altra volta, anche a livello di comunicazione, nel senso che non è che ce l'ho ovviamente con chi fa la comunicazione, ci vorrebbe altro, ma proprio del presidente che comunica quando vuole, dicendo delle cose certe volte che irritano completamente tutta la piazza, insomma dovrebbe un po' anche... Poi insomma tante, anche qualche segnale, non so, toglierli lì da Peschiera, fargli vivere di più la città, fargli fare... Taglietti ci ha provato, ha aperto le porte praticamente a tutti gli allenamenti, però... Sei a Peschiera, non è come toccarli con mano qui in città, dove puoi avere un vero faccia a faccia con i tifosi, al di là di chi va. Quello che non riesco a capire, allenamenti. Verona vicinissimo al gol, ma era fuori gioco, Alessio? Fuori gioco. Ecco. Fuori gioco di Anderson, quindi occasione sfumata per il Verona, sì, che sì, però adesso. Gioco.
ha cambiato decisamente il volto della propria gara, tanto vuoto all'inizio, però poi tanta adrenalina e tanta volontà. Manca la precisione, però la volontà adesso c'è da parte degli uomini di Aglietti, che ancora attaccano con Gustafsson, che cerca, almeno questa era l'intenzione, Anderson, il Foggia che va a recuperare, ma il Verona che rimane sempre lì con Matos, a cui viene servito un pallone impossibile da andare ad agganciare, quindi la palla che termina di rimessa laterale. Sono cambiati altri risultati, Giorgia. Infatti, Davide, ti stavo proprio chiamando, leggi il pensiero, perché il Benevento perché il Benevento ha pareggiato con il Brescia, gol di Insigne, mentre è cambiata anche la situazione a Padova, perché Giannetti segna di testa il Livorno, quindi Padova 0, Livorno 1 e Brescia Benevento 2-2. E quello del Livorno è un risultato molto interessante. Salva il Livorno direttamente. Esatto, perché riguarda molto da vicino il Foggia, e quindi chissà che non sia arrivata, visto che ci raccontava della radiolina, anche qualche voce a Grassadonia lì in panchina. Affari suoi, il Verona sembra essersi vagamente svegliato dal torpore. Speriamo bene, è ancora 0-0 però il Bentegodi. Ci fermiamo a tra poco con diretta gialloblu. Giusto, Giorgia? Giustissimo, Davide. Sì, mi porta avanti la sua squadra, quindi Crotone 1, Ascoli 0. E credo sia l'unica partita che non riguarda il Verona di tutto il turno. Ma non riguarda nessuno, perché Crotone e Cosenza non hanno... Importano e come, soprattutto quel gol segnato dal Livorno, che stando così le cose impedirebbe al Foggia di provare a salvarsi direttamente. E poi occhio, perché mi faceva giustamente notare anche Francesco, se il Verona decidesse di svegliarsi e mettere dentro un pallone, in classifica farebbe un bel balzo, giusto? Giusto, giusto, perché se la matematica non è un'opinione, no, andrebbe a giocarsi il primo turno di playoff secco in casa con i due risultati su tre. Contro perché lo arriverebbe Spezia. Quinto, Francesco. Arriverebbe quinto e sarebbe una... Arriveresti anche quinto, avresti sostanziale. I due risultati, tra l'altro Spezia, altri ricordi, scontri, vabbè, altre storie. Si è svegliato il Verona, Alessio? Si è svegliato il Verona, anche se il Foggia non molla nulla, perché è una partita, come detto, importante per entrambe. Il Verona addirittura quinto, credo diventerebbe in caso di vittoria, quindi davvero avresti il primo turno in casa addirittura, e sarebbe pura utopia rispetto a come eravamo una settimana fa, perché la verità è quella. Simone Antolini, è mancato il gol a questo Verona, però fiammate adesso di una squadra che ci crede, almeno che ha la voglia di provare ad incidere in questa gara. Attenzione a questa azione, però attenzione, nuovo cross in area, la palla che però transita senza trovare i giocatori dell'Hellas. No, devo dirti che ne parlavamo prima, dal 25esimo minuto in poi l'ha presa in mano, ha messo una diversa intensità, anche se c'è ancora scollamento poi tra i reparti. Ci sono state tre occasioni assolutamente importanti che fanno pendere la bilancia delle occasioni proprio dalla parte del Verona, e come diceva Francesco, stiamo ballando un po' tutti, perché siamo qui, stiamo facendo dei conteggi, forse esagerando, perché le prospettive possono cambiare da un momento all'altro, perché andare a giocarsela a Pescara, andare a giocarsela a secca a Spezia, come dicevamo l'Adriatico, e giocarsela invece in casa, cambia tutto il senso della stagione. Eh sì, lo cambierebbe davvero. 44-10 sul cronometro del Bentegodi, con il Verona adesso stabile in avanti, con Laribi che va a cercare Anderson, la palla per Luigi Vitale sulla sinistra, Anderson gli capita davanti impedendogli il cross, Vitale infatti poi alla fine va a perdere il pallone sullo scambio successivo, sarà rimessa comunque per l'Hellas. 44-30, 0-0. Olindo, comincia a diventare complicato anche provare a sbloccarla. Ok, il Verona si propone di più, ha fatto vedere anche delle belle cose, perché l'arrivo mi sta piacendo, forse è la prima volta, però è incredibile come faccia fatica questa squadra a trovare il gol col potenziale che ha. Ah, ma loro, è già il terzo cross che mettono da destra il Verona sul secondo palo, e sul secondo palo del Verona non c'è né l'ala sinistra né la mezzala. Lì bisogna andare a chiuderlo, lì è un punto debole suo. E che loro chiudono. Gerbo è un bel giocatore, ma è più offensivo che difensivo. Il Verona di queste cose qua ne deve approfittare. O con dei cross che vanno chiusi a tempo sul secondo palo, o con dei cambi di campo da destra a sinistra in quella zona lì, perché Gerbo queste giocate qua le soffre. Però ci sono loro in campo. Sandro, stanno dando un'occhiata alla classifica sempre, però tu devi pensare a te stesso, assolutamente, non devi fare calcoli, devi vincere, anche perché quante ne hai vinto ultimamente? Ma veramente niente, quindi non vinci da 8 partite, quindi insomma, dall'8 marzo non vinci in casa, non vinci dal 3 di marzo contro lo Spezia. Il calcio magari è anche episodico, però i numeri insomma vogliono dire qualcosa, quindi se non vinci da tutte queste partite qualcosa c'è chiaramente. E in effetti, lo so, tutto il profilo, visto che è già finito il primo tempo,
è finito nel frattempo il primo tempo. Sì. Non è finito, visto l'arbitro che ha fischiato. Ma guardavo da solo, tra un monitor e l'altro c'è anche il. E ti anticipo che questo è un risultato importante. Ti anticipo il lavoro vostro. Ha segnato la Cremonese, Perugia. Sì, infatti, ha segnato la Cremonese. Carraro, quindi Perugia 1, Cremonese 1. E questo è un gol pesante. Ci guardiamo la classifica. Alessio è finito il primo tempo al Bentegodi con questo gol veramente pesante la Cremonese. Eh sì, è finito il primo tempo al Bentegodi. Simone Antolini, dobbiamo rifare i conteggi perché ha segnato la Cremonese. Credevamo di essercela cavati in questo primo tempo, invece è arrivato anche il gol della Cremonese. Cosa significa questo? Che la Cremonese ha i tuoi stessi punti e ti è davanti, credo. Però attenzione, tu sei ottavo perché a parità di punti fra Cremonese, Cittadella e Verona a quota 50 tu sei ottavo, perché sulle tre sei la seconda, per capirci. E quindi adesso sarebbe Pescara contro Verona. Termina così il primo tempo del Bentegodi. Simone. No, volevo buttarla sul ridere. Stiamo viaggiando davvero, perché siamo andati da Beppi Pillon, eravamo all'Adriatico. Poi siamo tornati in casa, pensavamo che fosse bella. Poi siamo andati alla Spezia, dove tutto sommato al picco avevi vinto. E adesso dobbiamo rifare i conteggi. Quindi a questo punto andiamo a prenderci il tè e vediamo il viaggio dove ci porta. Anche perché ci è venuto mal di testa, Davide. Sì, ma è non solo mal di testa. 0-0 comunque il finale. Sì. Verona nelle fasi iniziali della partita parecchio, parecchio teso. Meglio il Foggia, poi però ha preso in mano la gara la squadra di Aglietti. Ci sentiamo dopo. Grazie Alessio, Simone, Beppe. Va dritta. Finora, aspetta, perché 45 minuti sono lunghi da passare. Sì, fin troppo. Poi sugli altri campi segnano e quindi fanno venire strizza. Come strizza ce l'ha l'allenatore di questi ragazzi? Perché so che vagamente tifa Verona. Dov'è il microfono? Passiamoglielo. Come ti chiami? Presentati, visto che hai dei numeri di cui poterti vantare. Dei numeri importanti, sì. Come mi chiamo Roberto Manara. Bravo Roberto. Sono quante molto contento. Partite hai perso tu quest'anno con loro? E in campionato neanche una. E quante ne hai pareggiate? Neanche una. Quante ne hai vinte? Tutte. Tutte, dai, complimenti. Sì, posso dire. Complimenti Roberto. Visto che noi non riusciamo a fare un gol neanche a pagarlo, quanti ne hai segnati il tuo bomber? Il nostro bomber 35. Che sono le giornate praticamente del campionato di B. È un rifle. Come sono questi ragazzi? E come la Juve. Come la Juve. No, sono bravi in campo e anche fuori. Chi c'è sono accanto a molto te? Contento. Di più. I nostri dirigenti, il nostro staff, importantissimo, Mirna, Cristian, il nostro responsabile, la nostra squadra, e Paolo. Passa il microfono a Mirna, perché voglio capire come fa una donna a sopravvivere in mezzo a tutti questi ragazzi, a tutti questi ex ragazzi. Come fa Mirna? Sono un po' la mamma di tutti. Brava, ti tocca fare così, cara. Ti tocca fare la mamma di tutti. Fanno i bravi loro, sì. Sì, sono bravi. E ne approfittiamo anche per salutare tutti i nostri genitori che ovviamente seguono tutti la nostra squadra. Bravi anche i genitori. Ragazzi, che va un grazie anche a loro se siamo così bravi. Sì, lei è addetta alle vettovaglie. Alle vettovaglie. No, assolutamente. Chi è il bomber? Dov'è il bomber qua? Passiamogli il microfono al bomber. Che prima non sapeva quanti gol aveva fatto e non è possibile. Te l'ha detto il mister quanti ne hai fatti, giusto? Sì. Come ti chiami? Filippini Francesco. Ma che attaccante sei? Mi serve uno veloce così, come... Sì, il mister mi dice che sembro Piontek. Sembri Piontek, nel senso che quello che tocchi diventa un gol. Vabbè, compri uno rapido, rapido di testa, come direbbe Olindo. Bravo, complimenti, torniamo da Paolo perché è il momento di ricordarlo questo torneo. Prima edizione, che ci sarà l'8 e il 9 giugno, ci rivediamo alla locandina. Raccontami un pochettino come si svolgerà, insomma, dove possono anche venire a vedere questi ragazzi, perché sono delle belle partite. Certo, allora, cosa molto importante, come dicevamo prima, l'organizzazione sempre... grazie all'affiliazione dell'Hellas, non dimentichiamola questa cosa perché noi ci teniamo. Le squadre che intervengono oramai lo vediamo, a parte la nostra che non fa parte del circuito professionistico, abbiamo tutti questi club molto importanti che interverranno. La manifestazione partirà il 7 sera con l'apertura, diciamo così, della manifestazione con una partita di vecchie glorie, gli ex giocatori giallo-blu, con una squadra locale, così chiamata gli amici di Don Paolo. Dopo questo incontro, diciamo il giorno successivo, quindi del sabato pomeriggio, dalle 14 in poi partiranno gli scontri tra le varie,
tra le varie squadre. E sono partite vere quelle, eh? E quelle saranno partite vere. Secondo me qualche osservatore viene, così, vagamente. So che qualche ragazzo, no, ha fatto anche qualche provino per il Verona. Giusto? Qualche ragazzo ha fatto il provino per l'Hellas, assolutamente. Magari sì. Qualcuno di questi, tra, che so io, 10 anni, lo vediamo con la maglia del Verona. Speriamo. Sarebbe bello. Sarebbe bello che segnassero. Io so che qualcuno di loro ha fatto il provino per l'Hellas, ma è stato scartato non per le non qualità, ma perché si è presentato con la maglietta con scritto Setti Vattene. Sono già giovani e dissidenti questi. Forse hai sbagliato maglietta. Lo so, io punterei su quello che ne ha segnati 34, io lo terrei stretto, non si 35, sa mai che possa venire. 35, ma uno era il VAR, quindi è vago. Vabbè. Dai Davide, dimmi, a proposito di Don Paolo, no? Questo ragazzo qua, che purtroppo non c'è più, mi ha fatto da assistente un anno a me perché voleva imparare a fare l'allenatore quando io allenavo gli allievi regionali del San Zeno. E lui partiva da Gazzo e veniva fino a Verona tutti gli allenamenti e tutte le domeniche e si andava a giocare a Padova, a Vicenza. Scegliendo il maestro sbagliato, intendiamo. Tutti quelli che poteva scegliere. No, difatti ci ha ripensato e è andato a prendere. Addirittura, dopo cambiato completamente. Un bel ricordo io di Paolo, perché abbiamo fatto anche una finale al Città di Verona allo stadio e io ho una foto in casa con lui, ma lui era giovane, era bravo a giocare, perché lui aveva fatto il giovanile del Verona. Che ruolo era? Era una mezzala, era un attaccante, era uno che era un estroso, come gli piaceva tantissimo il calcio e ha fatto un anno con me. Massimiliano, siete riusciti a coinvolgere anche gli ex gialloblu, visto che fate anche questa bella amichevole, devo dire. Sì. Beh, non è stato diciamo difficile, perché ha lasciato un ottimo ricordo, ha parecchi amici negli ex gialloblu e quindi loro si sono messi subito a disposizione per ricordarlo, insomma, ecco. Molto bella iniziativa, anche lì c'erano tanti tifosi, insomma. Questo è il calcio. Li salutiamo anche gli amici degli ex gialloblu con Chicco Guidotti, che sarà presente alla serata del Gran Galà, come si chiama, del pallone d'oro, del miglior giocatore. Vabbè, Francesco poi ce lo racconta perché l'ha organizzato. Ma molto in sintesi. Molto in sintesi, poi ce lo racconta, perché andiamo all'Hollywood, non a ballare perché siamo indegni a ballare, ma a premiare invece chi ha raccolto una caterva di voti, perché dopo mi dici, Francesco, ma sono arrivati in ogni forma, in ogni modo. Tra l'altro, se non sbaglio, c'è anche un certo Crema che nel Nogara, insieme alla sua sponsor, perché lei è la Bazzarla, è lo sponsor, è come se la madrina, no? Ogni anno ne seleziona uno. Anche lì sono arrivati una valanga di voti. So che vorreste corrompere Francesco per sapere in che posizione è Edoardo Crema, oltre a non saperlo, perché se lo sapessi non ve lo direi. Va bene, poi raccontiamo meglio, poi facciamo anche i conti. Prima però, Beppe, dove andiamo? Sarebbe, se finissero così le gare, dentro ai playoff, ci sarebbe però nella posizione peggiore. Ultimo posto, non guardate questa graduatoria perché in realtà il Verona è in vantaggio negli scontri diretti con il Cittadella, e quindi sarebbe dove adesso c'è scritto Cremonese e il Cittadella dove adesso c'è scritto Verona. Insomma, in sostanza Verona sarebbe ottavo in classifica e giocherebbe il turno preliminare, perché si chiama così, dei playoff in casa del Pescara, con l'obbligo di vincere, perché il Pescara, poiché è meglio posizionato in classifica, può contare su 2 risultati, e quindi questa potrebbe essere la fine, chiamiamola così, del Verona per quanto riguarda la regular season. Si complica la vita per il Foggia, perché la rete del Livorno significa che la salvezza diretta si allontana. Anche vincendo, il Foggia arriverebbe a quota 40 e quindi troppo distante. Il Livorno balla solo il play-out e la salvezza. Avrà un vantaggio però importante con la Salernitana, esatto. Lo giocherebbe in casa, no? Diciamo che si sta parando dalla retrocessione diretta, ma è triste, Sandro, dover fare di questi conti con tutto quello che c'è stato quest'anno, con la rosa a disposizione, con il cambio di Davide, tardivo, dopo un campionato così lungo, tutto sommato ancora lungo, nonostante che sia diminuito rispetto agli lungo anni scorsi. Lungo perché è estenuante. Sì, comunque questa è quello che meriti. Io credo che i campionati, te l'ho detto anche l'altra volta, le coppe si possono vincere con delle giocate dei singoli, con delle serate fortunate, con qualcosa di particolare, ma i campionati sono molto più difficili da vincere, certo. Perché c'è la regolarità, devi esserci sempre tutte le partite, quindi per me vincere un campionato, qualsiasi esso sia, è sempre difficile.
il Verona questo merita, quella posizione lì, c'è niente da fare. E purtroppo avrebbe dovuto e potuto fare meglio, soprattutto se guardo la classifica nelle parti altissime, perché Lecce vola in Serie A. Lecce e se guardi anche onestamente le squadre che abbiamo affrontato, vi ricordate, non so, parlavamo adesso, si va a Pescara, il Pescara visto contro di noi tre settimane fa, onestamente è una squadra mediocre. Però mediocre, il Verona è ancora peggio. Questo, però, questo Verona che fa quanti? Tre tiri, io ricordo quel palo, quella conclusione di Carmine, bellissime azioni, entrambi, e il tiro da fuori la Ribi, ma fine. Ma se noi ci troviamo all'ultima partita, tu mi chiedi, dici la formazione, e io ti dico, ma secondo me può giocare a 4-2-3-1 o 4-3-3, oppure spostare questo a 4-3-1-2. Vuol dire che le idee sono poco chiare. Beh, da prima. Siamo ancora sperimentali. Gli altri hanno un assetto di gioco già che va avanti da un intero campionato, se non dalle prime 4-5 partite. E tu sei ancora sperimentale. E Aglietti eredita questo dall'allenatore di prima, che era Grosso. Confusione e basta. Giocatori adoperati male, poche idee di gioco, poca continuità, perché i giocatori non hanno avuto la continuità di giocare nel proprio ruolo. E poi, Francesco, c'è il peccato originale: in A o in B, setti vattene. Lo striscione oggi esposto in curva, ma è uno striscione che non fa altro che palesare tutto quello che è stato contestato, non dico nell'ultima stagione, dico nelle ultime stagioni, perché la dirigenza, Setti in primis, sono al centro del mirino da tempo. Sì, però vorrei fare anche una precisazione su questo. Non c'è dubbio che il Verona abbia sbagliato qualcosina da qualche mese, da qualche tempo a questa parte. È anche vero che, come tu mi dici, non c'è nessun altro in questo momento disposto a raccogliere il club, e non possiamo comunque dimenticare, al di là delle distanze tra la piazza e la squadra, tra la piazza e la società, che qualche sforzo economico quest'anno è stato fatto. Perché una squadra che non intendeva inseguire comunque il sogno della Serie A non avrebbe fatto sforzi neanche nel corso della stagione, non avrebbe preso Di Gaudio, non avrebbe preso Vitale, e quindi io penso che a Setti qualcosina vada anche riconosciuto sul piano economico. Sono d'accordissimo, Francesco, gli va secondo me ancora di più, secondo me invece ha imputato il fatto che dopo aver fatto queste scelte, che hai perfettamente ragione, sono d'accordo, il Verona ha fatto una squadra importante già in estate e l'ha anche irrobustita durante la campagna di rafforzamento in inverno. Il problema è che però si è, tra virgolette, disinteressato un po' di quello che andava la sua creatura, tra virgolette, il presidente comanda lui, in qualche modo dovrebbe anche prendere delle decisioni importanti, lasciando ancora una volta, diciamoci basta questa cosa qua, al direttore sportivo di fare un po' quello che voleva, e il direttore sportivo spalleggiava l'allenatore che spalleggiava il direttore sportivo. Non è colpa di loro due, perché è già successo l'anno prima ed è successo l'anno prima ancora. Sì, ma non penso che Setti abbia delegato dovrebbe, la scelta. Però Setti semplicemente la scelta dell'esonero non l'ha presa. C'è questa, sì, ma non l'ha presa, ma perché? Perché comunque lui ha delegato la gestione della società, della squadra, al direttore sportivo, il quale non manda via il suo amico allenatore. E il suo amico allenatore, vuoi che parli male della squadra che gli fa il suo amico direttore sportivo? E ripeto, e questo però non è un problema di Grosso e di D'Amico, è successo già l'anno scorso, è successo ancora l'anno prima, bisogna smetterla. Due anni e mezzo. È un modo di fare. Sì, ma io non penso questo. Prendete delle teste da portone, ma prendete che si dicono un sacco di cattiverie addosso, però, ripeto, Sogliano, Mandorlini è la dimostrazione, due persone che, diciamolo tranquillamente, non si stimavano, però due professionisti veri, secondo me. I risultati hanno portato. Io direi che è diverso un po'. Si stimavano come persone, sì, però, no, però non si prendevano a livello calcistico, avevano delle altre idee, dai. Sì, però Sean aveva delle altre idee rispetto al mister. Però uno non era amico dell'altro. No, ma non devi essere amico, quello è il problema. Il problema è questa complicità negativa che è da due anni e mezzo che va avanti, e il risultato è che tu hai uno dei migliori centravanti d'Italia e due anni e mezzo che giocano, ma si discute Pazzini a Verona, ma è colmo, Se torniamo indietro, sono tante le questioni che questa società non ha risolto, da Pazzini, no. Sì, sulle quali senti un po' deciso, come diceva Francesco. Metto anche il carico da 11, Francesco, ti dico, poi tu vai a prendere il Mantova, cavolo, è lì, ovviamente la piazza gli si gira un po' le scatole. Senti, si è mosso come un elefante. Sì, no, attenzione, questo è il discorso, è quello. Io non sono convinto assolutamente che Grosso sia rimasto perché era amico di Varesi. Grosso è rimasto perché Setti ha pensato che fosse il caso di mantenerlo, sbagliando, secondo me. Però è una scelta che ha preso o non ha voluto prendere lui, non è
Ma è rigidivo perché l'anno scorso è successo anche con Pecchia, con tutto rispetto, ripeto, di Grosso e di Pecchia, che sono due persone stimabili sotto il profilo umano, ma anche io non ho nessun problema anche di D'Amico per i rapporti che ho avuto, è una persona con cui ci si può dialogare. Il problema è che però nelle scelte hanno fallito. Allora, se tu a scuola prendi 4, ti bocciano, fine, basta, non è che ti riproponi l'anno dopo. Oppure ti rimandano ai playoff. Esatto. Se ci vai, Le richieste del mister. Quindi prendete 6, ragazzi, mi raccomando. Le richieste di Grosso sono state esaudite a gennaio da parte di D'Amico. Dunque lui a livello di direttore sportivo ha portato del buon materiale. E l'altro che l'ha operato male. Però poi bisogna anche vedere il materiale, perché oggettivamente da molti ci si aspettava di più, e non solo per quanto riguarda le sistemazioni tattiche, ma anche come personalità. Però Davide, è difficile che io pretenda che io voglio un terzino di ruolo e un altro terzino di ruolo. E tu li fai giocare come vuoi. Quello senza ombra di dubbio. Che punta l'uomo, esatto. Sì, è vero. È come noi e la Virtus. Uno dice una cosa, uno dice l'altro, però poi... che tira le somme è Gigi, sì, sì. È Gigi Fresco, non c'è niente, e il presidente è questo. Sono tornati in campo, almeno qui da noi, con le immagini alla Bentegodi. Alessio, dimmi solo se ci sono stati cambi, abbiamo visto scaldarsi particolarmente Pazzini durante l'intervallo. Siamo stati un po' tutto l'intervallo, anche vicini ai tifosi, tutti quasi speranzosi nell'ingresso di Pazzini, che però non è avvenuto proprio all'inizio di questo secondo tempo. Però Pazzini che si sta scaldando, e cercheremo di capire poi al posto di chi entrerà Pazzini. Qualche movimento anche in casa Foggia con Mazzeo che si sta scaldando, anche Agnelli, capitano del Foggia, ex anche del Verona. Però insomma sono gli stessi 22, Davide, del primo tempo. Un minuto, 0-0. Iniziate anche sugli altri campi. Giorgio, mi dicevi, sono una valanga di messaggi per gli amici del Nogara, non so, un sacco di tantissimo fan. Tantissimi fan, arrivano tantissimi messaggi, te ne leggo qualcuno, perché leggerli tutti davvero, ma li leggono, tanto passano lì. Ciao Francesco, Marcello e Filippo da Nicole, da tutta la prima B di Roncanova. La prima D, chi è che va in prima B? Prima B, chi è che va in prima B? Tu. Tutti i fan tuoi, questi. Fateci un primo piano dei nostri campioncini 2006, siete grandi, siete belli. Bravi e belli. Bravi e belli. Bravi, insomma, e belli, va bene. Bravi e belli, questo ragazzi sono del 2006. Alcuni, perché davvero stanno arrivando tantissimi, Davide, insomma. La mamma, può, ma la mamma è tutto. Secondo me l'ha scritto Mirna, perché è la mamma putativa di tutti quanti. Va bene. Ragazzi, vedete di portare bene, che oggi serve come. Intanto ci fermiamo. È iniziato il secondo tempo al Bentegodi, 0-0. Al momento il Verona sarebbe ai playoff, ma manca ancora tutto un tempo da giocare. Vi aspetto tra poco con diretta gialloblu. È incredibile, perché segnano tutti tranne che al Bentegodi. È incredibile. Il Benevento ha fatto un gol meraviglioso con Armenteros, secondo me non voluto. Sandro dice di sì, invece. No, secondo me ha cercato. Gli è andata bene, ha fatto un gol incredibile comunque. Da calcetto, da calcetto. Ha ragione Sandrino. Dici? Sì, sì. Vabbè. Impressione, però magari. Non vale, non vale. Giorgia. E raddoppiano anche Carpi e Crotoni in ordine marcatori, Koulibaly e Pettinari. E come diceva Francesco, è clamoroso che il Carpi stia vincendo 2-0. Su Venezia, se ho visto bene, è stato espulso anche il giocatore del Carpi, è rimasto in 10. E Sandro diceva, e lì c'è Cosmi, quel Cosmi che era in odore di Verona, perché è uno degli allenatori che è stato contattato direttamente. L'ha detto anche lui, l'ha detto direttamente. Eppure si è accasato a Venezia, e devo dire che se questi sono i risultati, è chiaro che col senno di poi siamo tutti bravissimi. Però quando si parla di Cosmi, ultimamente, negli ultimi anni, si parla sempre di... in determinati momenti di un campionato, quando la squadra è in difficoltà, è di un motivatore, non di un allenatore che dà un gioco. Vero. Perché lui si è espresso al massimo quando era a Perugia, poi si è visto giocare non molto bene le squadre sue. No. Si parla sempre di un motivatore a livello caratteriale, ma fare l'allenatore è un'altra cosa. Tra un secondo torno alla Bentegodi, prima però c'era qualcuno che voleva azzardare un pronostico, magari porta bene, chi è che ha il microfono, come ti chiami? Mi chiamo Alessandro Fiandra. Alessandro, spara. Potrebbe vincere, solo che... Verona. Eh? Verona. Sì, ovvio. Solo che per me... cioè, come... Dai, dillo. No, ma vogliamo pronostico. Sono un po' molli, nel senso molli. Con microfono vicino alla bocca. Lo vede anche Alessandro, perché Verona è mollo, porca miseria. Dai, pareggio. Anche 1-0. 1-0. Descarafon, ecco. Come si dice. Se indovini, vinci la sanificazione della cartella. Va bene. Va bene, andiamo al Bentegodi, vediamo se
Si sveglia il Verona. Foggia. No, ma gol del Foggia. Ma era fuori gioco. Mi stavo sgolando, ha segnato il Foggia. Ha segnato il Foggia, gol del Foggia 1-0. All'ottavo minuto la rete di Iemmello, che è partito in contropiede, difesa del Verona messa parecchio male, poi Iemmello è stato bravo perché da posizione quasi impossibile è andata a girarla sul palo lontano, sul secondo palo. Gol del Foggia, ha segnato Iemmello e adesso il Verona regolare fuori dai playoff. Verona fuori dai playoff, gol di Iemmello, Simone Antolini. Ero qua che facevo i conti, come dicevamo prima, non vale più la pena farli. Adesso il Verona deve assolutamente fare quello che non ha fatto per lunghi tratti in questa partita e forse in tutta la stagione. Ma è un gol scandaloso questo qua, Ma l'ha fatto girare, ma io non so, il difensore è un amico praticamente. Scusami, tira, vedi se c'entri la porta. Cioè, il difensore veramente è imbarazzante. Tra l'altro ha segnato Iemmello, che paradossalmente assomiglia a Fabio Grosso. È vero, lo ricorda. Una bella storia lui però. Francesco, stai dicendo? No, male uno perché ha tenuto in gioco l'attaccante, male il secondo perché si è opposto in maniera veramente morbidina, ecco, un pochettino tenero. Come se non ci fosse neanche il playoff in ballo. D'altra parte sarà la 38esima coppia di centrali che schieriamo. Di solito un difensore l'accompagna, sveglio. Lo accompagna sull'esterno. No, appunto, ma guarda anche il piede di giocata. Se ce l'ha sul destro, lo sposti fuori dalla porta, non gli fai vedere neanche uno spicchio di porta. Posso dirne una? Manca molto Maroni in questo momento. Mamma mia, Francesco, sì. Non far venire a mente certe cose. No, ma al di là della battuta, però la dimostrazione, questa credo che sia l'ennesima coppia di centrali di una stagione assurda. I centrali difensivi, non solo dico al mister là dietro, non te mister, almeno i due centrali difensivi devono essere sempre quelli, devono giocare sempre assieme, tu continui a cambiarli, uno non chiude, cioè rimane dietro e permette al giocatore di evitare il fuorigioco, l'altro invece sembra che dorma. No, ma è incredibile, ma anche proprio sull'azione del fuorigioco. Se vedi la prospettiva, comunque vedi una difesa larga, brutta, messa male. Allora, ma se sei largo, stai in linea almeno, no? Ma se il centrale è anche basso, Davidovci, però è vicino, gli dà una copertura corta, fa ora andare anche lui. Invece, però è la marcatura dell'altro che è lunga, essendo in area, è lunga, è troppo larga, e gli fa vedere questo qua, Iemmello quest'anno non è arrivato a 6 gol. Fatemi vedere la classifica, perché il Verona si merita questo, cioè di uscire dai playoff, perché sta giocando in un modo che è scandaloso, ma non ci mette grinta, non ci mette anima, non ci mette cuore, ma non da oggi, sono 9 partite con questa che il Verona non batte un colpo. Quelli che sentite sono i fischi del Bentegodi, ma come è ovvio e naturale che sia, Alessio. Sì, il Bentegodi rumoreggia. Beh, qui su un passaggio ancora sbagliato di Matos verso Henderson, però davvero anche lì serve precisione, poi ci stava per scatenare il contropiede del Verona, Matos è andato a sbagliare il passaggio, proprio in questi aspetti manca il Verona, c'è poca poi anche lucidità, poca precisione quando serve. Intanto un calcio di punizione per il Verona, mentre Billong va a protestare. Adesso da considerare c'è anche un altro aspetto, Davide, che adesso il Foggia la metterà sulla bagaglia. E ci ricordiamo l'andata. Sono parecchio bravi, E ci ricordiamo l'andata, no? Con i palloni che sparivano, con l'amico e compagnia che sono stati allontanati dalla panchina, Sandro. È un fallimento completo, perché finirà come finirà. Già, voglio dire, è una stagione fallimentare su tutti gli aspetti. Adesso che tu vada ai playoff, non ci vada. Così, diciamo che per carità è ovvio che sarebbe meglio andarci, però francamente rimane una stagione, una delle peggiori stagioni del Verona a livello proprio di quelle che potevano essere anche le potenzialità che aveva questa squadra e che sono rimaste di fatto completamente inespresse, perché abbiamo fatto i campionati di Serie B mediocri, ma parecchi anche. Sì, però così. Però con delle squadre anche onestamente mediocri. E questa lo chiedo anche un po' meglio al tifoso Massimiliano, in questo caso, li rappresenti tu i tifosi. La cosa brutta è che quasi ce l'aspettavamo. E purtroppo sì. Questa è la cosa brutta. C'è questa aspettativa negativa che non è giusto che sia così, insomma. Però non danno l'esempio della grinta, insomma. Adesso sentivo moduli, sentivo schemi di gioco così, però il giocatore dovrebbe, insomma, mettere cuore e anima e far vedere che al tifoso ci tiene la maglia, ci tiene, insomma, al risultato, ecco. Vuoi sentire come la pensano anche i tifosi? Giorgio Danocchio, messaggi, Beppe. È arrivato anche il terzo gol del Crotone nel frattempo. Sì. No, ho visto la punizione battuta dalla Rivi, cioè
almeno una punizione su, sul muccio del giocatore, cioè la battuta al portiere che fino adesso stava mettendo le history su Instagram perché non fermo più un tiro in porta. Vado anche al Bentegodi, mi dà l'impressione questo Verona che non sta capendo quello che succede, cioè al di là dei playoff che sfuggono, non stanno capendo che stanno perdendo la città, se non l'hanno già persa. Alessio. C'è Davidovic che giochicchi in area di rigore per raccontarti quello che sta succedendo con un'immagine emblematica. Giampaolo Pazzini che è fermo praticamente vicino alla bandierina, adesso ha fatto uno scatto, il Bentegodi si infiamma solo per lo scatto di Pazzini che però ricordiamolo è fuori. Attenzione il cross in area di rigore del Foggia, il Verona che recupera questo pallone, c'è Vitale dalla sinistra, adesso servono anche tanti palloni giocabili per gli attaccanti. Laribi che si accentra, poi il tiro è una mozzarella smorzata, non so nemmeno io come definirlo, arriva fra le braccia di Leali. Adesso Aglietti forse qualcosina deve fare, ha avuto poco tempo per capire questa squadra Simone Antolini, però adesso anche Aglietti dovrà in qualche maniera incidere su questo gruppo apparso svuotato anche per larghi tratti della partita al di là di quei segnali che sono arrivati nel finale del primo tempo. Sì, ha avuto poco tempo, sicuramente non lo possiamo definire colpevole, ma 30 minuti per cercare di ovviare alla fine anche della sua breve esperienza veronese sindacale, perché l'1-1 in casa contro il Foggia è minimo sindacale. Qua è brutto, prima sentivo anche i commenti dallo studio, purtroppo sentire dei tifosi attaccatissimi che come di fronte a un malato terminale che non sopportano più vedere la sofferenza ci dicevano ai playoff finiamola qua, ed è davvero bruttissimo, emblematico di quello che diceva anche Sandro prima. Assolutamente, quello che ha detto Simone Francesco è, ma lo tocchiamo con mano quotidianamente, è il sentire dei tifosi, ce l'ha detto anche Massimiliano, ma è quella la cosa più negativa in assoluto di questo campionato, Francesco, al di là del risultato sportivo. Sì, io credo in realtà che basti l'episodio, perché la piazza, faccio senza sottolinearlo io, non ha bisogno di grandi segnali per dare a sua volta un cenno di vita. Però sembra anche a me che, voglio dire, basterebbe la qualificazione dei playoff per riaccendere un attimino la città, riaccendere la tifoseria e permettere almeno di conservare quello che è il sogno, l'obiettivo. Mi pare però che la squadra sia colpevolmente assente proprio sul piano mentale. Questa squadra non esiste da 2 mesi a questa parte. Ma oggi, in questo momento, che è quello del bisogno in particolare. Ed è doppiamente colpevole anche la squadra, perché è ora che si prenda anche responsabilità chi scende in campo e non solo gli allenatori, non solo, come è ovvio che sia, le colpe al direttore sportivo o al presidente per la gestione e tutto quanto. Cosa dicono da casa? Infatti, a proposito, un nostro amico da casa ci scrive: solita squadra, puntini, proprio disilluso. Setti presidente incapace, giocatori scarsi, scelti da un direttore sportivo presunto. E mi sto facendo violenza perché mi sono ripromesso di non parlare di residuale di paracadute, perché ne ho non le scatole piene, di più, strapiene. Sono anni che facciamo i conti con i paracaduti, con i residuali dei paracaduti, eccetera, eccetera. Questa è l'ultima chiamata anche per quello, Sandro. Sì, non c'è più niente, vedremo che cosa capiterà, però sì, è triste parlare di questo, insomma, onestamente. E poi fammi dire, ci vuole un po' più di, tanto per cominciare la prossima stagione, forse il presidente, lo dico apertamente, darei un po' più di veronesità a questa società e a questa squadra. Abbiamo tanti anche ex campioni qui che hanno voluto bene al Verona, che risiedono in città e sono completamente fuori da quello che è il mondo calcio Verona. E a me non interessa onestamente brand, no brand, queste cavolate qua. Non ti interessa l'internazionalizzazione del brand? Esatto. L'internazionalizzazione del brand, esatto. Abbiamo internazionalizzato il brand. Dove, tra l'altro? Perché con risultati del genere, dove cavolo vuoi andare a internazionalizzare? Insomma, con tutto rispetto per i pugliesi. Foggia è pugliese. Per quello. Il riferimento era quello, sia chiaro, non pensare male. Mamma mia, la stavo tirando lunga perché ho visto che c'era una punizione per il Perugia. Per infiocchettarla ci mancava solo il vantaggio del Perugia. Entra Pazzini al posto di chi? Adesso deve volare in fascia. Che sta, no, serve ancora qualche istante per capirlo, però il cenno è stato chiaro. Aglietti che si è alzato dalla panchina ha detto entra Pazzini, intanto Galano va dall'altra parte, palla fuori, quindi fra qualche minuto entrerà tra un attimo torniamo per vedere se Pazzini riesce a salvare questo Verona che è clamorosamente fuori dai playoff a mezz'ora dalla fine del campionato. Ci fermiamo, a tra poco con diretta giallo.
poteva durare davvero pochissimo questa gioia. Intanto fuori Matos, dentro lì il Verona ha pareggiato l'incontro 1-1 ed è ottavo in classifica adesso, però davvero insomma anche le classifiche hanno un peso relativo. Serviva questo mamma gol che è arrivato 1-1. Stiamo vedendo adesso l'azione di Galano, mamma mia cosa ha sbagliato Galano, e meno male. Sugli altri campi era successo di tutto. È successo di tutto, Davide, perché il Venezia ha trovato il suo primo gol con Zigoni, mentre il Cittadella pareggia con Diò e il gol del Cittadella, perdono, con Diò, e il Padova pareggia con Mazzocco. In 30 secondi il Foggia era salvo direttamente e dopo, esatto, dopo il gol di Dicame, 30 secondi dopo si stava apparecchiando uno scenario impensabile, perché il Verona sembrava fuori dai playoff e il Foggia salvo una direttamente cosa clamorosa. Meno male che si è svegliato Di Carmine, e lì non c'entra un'azione, non c'entra niente, ha tirato una legnata di sinistro girandosi in un fazzoletto praticamente dal limite dell'area di rigore. E alleluia, perché gli attaccanti. Gemello sbaglia un gol clamoroso. Ancora il Foggia, attenzione perché il Verona sta andando in totale blackout dopo la rete di Di Carmine, il cross di Galano dalla destra. Gemello con il petto praticamente poteva appoggiarla in rete questa palla, con il petto invece l'ha messa fuori. Qui Gemello ha sbagliato un gol ancora più facile di quello di prima, Davide, di Galano. Però il Verona non capiamo, perché insomma dopo l'1-1, dopo la fatica fatta, adesso poi sta traballando. Però mi sa che è partito in fuorigioco. Era fuori gioco, l'ha lasciata, ma era fuori gioco. Stiamo vedendo adesso noi l'azione di mamma mia, cosa ha sbagliato, mamma mia. Arriviamoci sopra, là. Ma da 30 centimetri, come l'ha presa? Col secondo petto, me, Gemello in quel momento lì mi ha invidiato, perché mica se ne è arrivata in testa, lui no, perché l'ha massa è massa lungo. È incredibile, una palla a un'altezza strana, perché lì o vai col piede, alzi la gamba, non lo so, peggio per il Foggia, non importa. Forse anche quasi cosa con la succede? Mano, cosa succede? Il Bentegodi rumoreggia perché Di Carmine è stato fermato in posizione di fuorigioco. Però probabilmente è meglio che la rivediate voi. Da qui non c'è sembrato. Di Carmine era scattato con i tempi giusti. Non dovrebbe esserci. Di Carmine. No, scusa, pensavo quello di Galano prima. Su Di Carmine devono guardare loro. Galano sembrava in fuorigioco, La partenza sembrava in fuorigioco. Credo che sia. Cioè, il fuorigioco gli è meglio, non Galano che veniva da dietro. E sull'azione di Galano. Però l'ha lasciata, però ha ingannato un po' i difensori. Influente, nel senso che era sulla traiettoria del pallone. Tra, credo, un'ora vedremo l'azione di cui parlavate dallo stadio. Vediamo il corso in linea. Ma forse fuorigioco? Tu che dici, Lindo? Fuorigioco, ma comunque sul gol del Verona e sull'azione di Galano prima, qua è una sagra degli errori difensivi, dalla parte di Ranieri in marcatura su assolutamente no. C'era il terzino destro che teneva in assolutamente gioco. Non c'era. Non mi sembra, Beppe. Ma forse il terzino destro del Foggia, comunque l'uomo più largo a destra del Foggia, forse. Sì, 0,5 centimetri, ragazzi. Di Dio, chiamata difficile, dai, però onestamente. Però Palermo lasciano andare. Vabbè, questa è una chiamata difficile, metri. Questo qua l'errore ci può stare, quello di Palermo è assurdo. Per carità, fatemi vedere la classifica. Tempo reale, Verona è entrato e uscito. Dai, boccia! In un secondo, lì prova a dribblare tutti quanti. Le gambe di una gazzella. Difensiva. Ci vogliono le gambe di Ibrahimovic. Di Beppe. Verona con 50 punti è tornato, quota 50. Arrivo in volata con Cittadella che ha segnato, tra l'altro, un gran gol in casa del Palermo. E con la Cremonese che spinge però contro il Perugia. Al cardiopalma, Olindo. No, ma al cardiopalma poi adesso sembra, è assurdo, no? Verso la fine della partita crescono i ritmi e si corre di più. E allora qui non è più un discorso fisico, è un discorso di testa. Sì. Però si vedono questo degli errori difensivi da parte del Foggia e da parte del Verona, da parte di Davidovic e di Ranieri, incredibili. È che a loro è andata male, a noi ci è andata bene. Alessio. No, stavamo facendo un rapido conteggio, Davide, anche con Simone, perché la rete del Cittadella, per carità, è quella del 2-1, ma fa tremare qui il Bentegodi. No, per questa stessa cosa. Con il 2-2 il Cittadella va a scavalcarti, tu arriveresti al nono posto e quindi attenzione, perché quella rete E il Lecce lì, vince 2-0. Bravo, stavamo pensando proprio a quello, con il Lecce che vince, ecco che si aprono altri scenari, quindi il Verona è meglio che ritorni bello compatto in campo, perché questa partita mi sa che bisogna vincerla per essere sicuri.
sicuri di andare ai playoff. Il pareggio non basta, se tanto mi dà tanto, per quello che potrebbe succedere poi negli ultimi minuti. Adesso il Verona con Zaccagni, viene chiuso da Gerbo, palla allora in rimessa laterale, Pazzini che è ritornato a scaldarsi. È una partita nella partita anche quella di Pazzini, Simone, stiamo cercando di anche di spiegarla agli amici in studio, agli amici anche a casa. Pazzini che parla con tutti, con l'allenatore, forse è proprio lui che deve decidere quando entrare, secondo te? Ma io dico questo prima sulla scelta di Aglietti, poi di tenere fuori il pazzo insieme a Lì, poi l'ha inserito subito. Hai visto che dopo aver fatto il gol, che è stata una situazione estemporanea, ci dice oggettivamente il campo, loro hanno avuto due occasioni clamorosissime di passare, quindi l'inerzia non è completamente cambiata, anzi, e soprattutto siamo legati al risultato del Palermo col Cittadella. In questo momento il pazzo, capisco che Di Carmine ha fatto gol, però Aglietti è lì per dare un peso specifico diverso all'azione del Verona, che sta subendo ancora il Foggia, che vuole riprendersi il favore del campo, se non altro perché il play out c'è. Secondo te è Pazzini, Simone, che decide quando entrare? Perché sta parlando lui con Aglietti. No, posso dirti, guarda, non credo, perché da giocatore penso che lui anche un'ora fa sarebbe entrato. Dai, una partita così, una situazione così, la responsabilità che ha, il peso specifico del giocatore, figurati se è lì che va a gestirsi per entrare. 1-1, 28 sul cronometro, ma è lunghissima, Davide. Poi paradossalmente Pazzini e Di Carmine, quando sono insieme in campo, il Verona non fa niente. Mi sembra che per questa settimana Pazzini ha avuto anche problemi. Sì, problemi muscolari. Va bene che poi se un giocatore lo porti in panchina c'è qualcosa magari di positivo nella ripresa dopo l'infortunio, però ha avuto problemi. E in un posto anche delicato, i flessori della gamba destra, mi sembra. Sì. La cosa bella però, va detto, no, se non so se siete d'accordo tutti, ce l'ho sempre col, tra virgolette, il calcio moderno, playoff e playout sono bellissimi. Bellissimi nel senso che dal punto di vista sportivo sono straordinari. Per carità. Tutte le partite sono belle fino alla fine, lo testimoniano anche i comportamenti di Carpi e Pado, a cui va fatto un plauso, perché insomma già retrocesse stanno facendo la loro onesta figura. Bello, trovo che sia molto bello. Un occhio ai risultati degli altri campi, vediamoli in grafica, così vediamo che sta succedendo in Serie B, perché continuano a cambiare i risultati e il Verona rischia, anche se al momento è dentro i playoff. Giorgio. Eccolo qua, il Brescia sta perdendo con il Benevento 2-3, insomma il Brescia è già insomma sicuro in Serie A. Il Carpi sta vincendo col Venezia 2-1. Il Crotone sta stravincendo con l'Ascoli 3-0. Il Lecce è uguale, vince con lo Spezia 2-0. Padova invece Livorno pareggio 1-1. Il Cittadella sta perdendo in casa del Palermo, che vince 2-1. Il Perugia pari con la Cremonese 1-1. Ancora pareggio bianco fa Pescara Salernitana 0-0. Vabbè, il Verona lo stiamo raccontando noi 1-1 con Foggia. Occhio anche a Perugia Cremonese, tra le tante partite da tenere attenzionate, perché è veramente una lotta incredibile. Fatemi vedere al volo la classifica, perché Verona è lì per il rotto della cuffia, però adesso ci sarà veramente da sudare, freddo, perché con questo arrivo alla pari il Verona se la cava, ma se una tra Cittadella e Cremonese, magari il Cittadella fa il punticino, sono dolori. C'era un fallo su Di Carmine, Alessio, ci è sembrato dallo studio. È scoppiato tutto il Bentegodi, per l'arbitro invece non c'è stato nulla, attenzione perché il Foggia in area di rigore con Iemmello. Mi accodo a quando stava dicendo anche Simone Antolini prima, non è cambiata l'inerzia, Grassadonia l'ha capito ed inserirà anche Mazzeo, quindi probabilmente a trazione anteriore questo Foggia per questo ultimo quarto d'ora, anzi no, perché esce Iemmello ed entra Mazzeo, quindi ci sono i due piccoletti là davanti, Galano e Mazzeo per il Foggia. Iemmello che non ha tutta questa voglia di uscire dal campo, però insomma è costretto ad uscire, dentro Mazzeo. Per il Verona invece entra Colombatto. Cambio è Colombatto. Fra un po' vi diremo anche al posto di chi, poi ovviamente le vostre anche di valutazioni. Di Henderson. Vuole mettere sì un uomo con i piedi buoni lì in mezzo, quella può essere l'idea. Quindi Colombatto dentro al minuto 32. Adesso quando si esaurirà il cambio fra Mazzeo e Iemmello, cercheremo di dirvi al posto di chi entrerà Colombatto. Esce Henderson, quindi Henderson fuori, dentro Colombatto, centrocampo
che rimane a tre, però ci sono un paio di palleggiatori adesso veri che sono... È rimasto un cambio praticamente, Gustafsson e Colombatto. E sì, ne è rimasto solo uno e cercheremo di capire chi fra Pazzini e Tupta a questo punto, perché anche Tupta ha intensificato le operazioni di riscaldamento e quindi cercheremo magari di capire chi entrerà. Scusa, comunque c'è Aglietti, vero, in panchina? C'è Aglietti in panchina, ma vi racconto un po' lì di Pazzini, perché poi è tutta da decifrare quella situazione. Intanto attenzione, perché c'è un altro pallone pericoloso. Il pensiero va ai playoff, la gestione di Pazzini. Oddio, però c'è poco da gestire se Cittadella segna palla. Piano, guarda che le abbiamo viste. No, a me lo dici, abbiamo viste tante quest'anno, ragazzi. Gol del Pescara. Gol del Pescara, intanto. Gol del Pescara. Il Pescara è quinto e questo risultato interessa anche al Foggia. Perché la Salernitana. Perché adesso andrebbe comunque a pari punti con la Salernitana il Foggia. Ma chi è davanti? Perché quello davanti poi ha due risultati su tre. Cioè, nel senso che ha la partita Bettella. In casa. Bettella ha segnato per il Pescara. Fermi tutti, devo andare in fascia. Verona di Carmine su calcio di rigore durante la pubblicità. Il Verona in vantaggio contro il Foggia. Alessio. Di Carmine ha segnato il gol del 2-1. Il Verona che però rimane sempre ottavo perché ha segnato la Cremonese, o sbaglio? Noi stiamo vedendo adesso questa è un po' la situazione. Stiamo vedendo adesso in ritardo anche quello su DAZN. La Cremonese per ora ha pareggiato col Perugia 1-1. Il nostro live ci dice che la Cremonese ha segnato. Poi vabbè, raccontaci. Aspettiamo. Il fallo su Colombatto intanto. Beh, comunque vi raccontiamo il fallo su Colombatto. Intanto è espulso al Mici qui al Bentegodi. È successo di tutto. Intanto è successo quel intanto vi raccontiamo il rigore. Andiamo con ordine con Colombatto, che è andato, tanto sentite le urla, per un altro episodio, ma adesso raccontiamo prima il calcio di rigore con Colombatto, che è andato ad anticipare il numero 14 del Foggia, che è Ranieri, che è Martinelli, scusate, Martinelli che è piombato poi su Colombatto. Quindi Cittadella pareggiato. Ha segnato un rigore importante e quindi c'è questo calcio di rigore che è poi rosso diretto. Rosso diretto. Rosso diretto. Noi da qui abbiamo fatto fatica a capire cosa è successo. Abbiamo visto però il nervosismo di Almici, che ha calciato poi un pallone nel tunnel e poi invece c'è stato un giocatore del Foggia che ha calciato un pallone poi nella tribuna, ci ha quasi colpito il giocatore del Foggia, e per quello avete sentito poi gli urli successivi. C'è stato il gol del Cittadella, e quindi è per quello che è cambiata in tempo reale la classifica della Serie B. Insomma, sta succedendo di tutto. Il Verona in 10, il Verona è in vantaggio, però non mollano sugli altri campi, e c'è il gol anche dello Spezia adesso. C'è anche il gol dello Spezia. Sta succedendo di tutto. Il Verona è ottavo, se non andiamo errati. Ormai abbiamo perso anche noi i conti. Siamo stati bravi fino ad adesso, però adesso comincia davvero a succedere di tutto, Simone. Il Verona è quello blu, di questo siamo sicuri in questo momento. Credibile. Guarda, noi stiamo scherzando, ma stiamo impazzendo con i conti. Questo 2-1 deve essere tenuto fino alla fine con le unghie, perché avete visto lo Spezia si è risvegliato, il Cittadella si è risvegliato. Tu non puoi più sbagliare. Entra Bianchetti per la Ribi, perché quindi ovviamente dopo l'espulsione di mettere un difensore. Però c'è nessuno che ha protestato per questa espulsione. No, io non ho capito cosa è successo. Rosso diretto così per un fallo da dietro. Che... Però per la stupidità del giocatore è giusto rosso diretto. Aspetta. Ma puoi fare un fallo del genere? Beh, vabbè, ma non nell'area è da rosso. Loro. Ma dai, è uno stupido. Ma è uno non stupido. È da rosso. Ma no, non è da rosso, ma è uno stupido. È da stupido per quanto fa un fallo del genere. E dopo il rosso. Allora, ma probabilmente era già stato ammonito. Sì, probabilmente. Era stato. Però non puoi fare un fallo del genere. Spaglia la porta il giocatore. Cosa fai fallo? Ma sei nell'area praticamente. Ma sei nell'area, ma temporeggia. Temporeggia. Puoi pagare la porta a casa lo stesso. No, in quel caso lì, Sandrino. No. È chiaro che non c'è la squadra, non c'è serietà, serenità nella squadra. Io contestavo se fosse stato rosso diretto. Sono d'accordo. Sì, ho capito, però anche e dopo ci sta tutto il resto. Cioè, ragazzi, è una sbaglio, mister. Non è sgamata questa squadra. Non è sgamata. Ma è un mal costume questo qua, guarda che succede in tutti i campi, anche mal costume mezzo di Gaudio, mezzo di anche nel settore giovanili vedi quelle cose lì, gente che è fuori tempo, entrano dietro e non prendono. Quando entri da dietro non prendi la palla, prendi la caviglia, questa è la realtà, e ormai è così, la gente non si ferma più, basta fermarsi dietro dove vuoi che vada. A 5 minuti dal termine del campionato, fatemi vedere la classifica in tempo reale, perché il Verona è dentro ai playoff, ma sta succedendo di tutto sugli altri campi. Verona a quota 52 punti, Brescia-Lecce
fanno un altro mestiere. Il Palermo prova a inseguire a quota 63, il Benevento di punti ne ha 60, 55 il Pescara, 52 il Verona, 51 lo Spezia ed il Cittadella, 50 la Cremonese. Questa è la situazione che riguarda i playoff. Foggia inchiodato a 37 punti che andrebbe a giocarsi chiaramente i playout con la Salernitana. C'è un calcio di punizione almeno qui da noi per il Foggia. Alessio, c'è un calcio d'angolo adesso qui invece per il Foggia, palla che viene ribattuta dal Verona, nuovo calcio d'angolo per la formazione gol di Grassadonia. Gol del Perugia, attenzione, gol del Perugia. Attenzione al gol del Perugia, vai Alessio. Beh, comunque raccontiamo questo calcio d'angolo, poi ovviamente arriveremo anche noi con i conteggi con Simone Antolini, che è stato bravissimo oggi pomeriggio, si è segnato ogni gol che ha cambiato questa zona playoff. Il Foggia adesso con Martinelli che va a lottare, Colombato gli va a sradicare il pallone, però c'è il fallo per il giocatore argentino di Carmine, allontana un po' la palla anche per perdere qualche secondo. È arrivato anche a noi il gol del Perugia, il gol del 2-1. Adesso quindi il Perugia va a quota 50 e quindi la Cremonese sarebbe quella poi quella che rimarrebbe la fuori delusa. Dai playoff, la delusa, insomma, quella che rimane senza sedia playoff. In questo momento il Verona dovrebbe sempre essere al sesto posto, quindi sesta contro settima, sì, Verona Spezia venerdì sera al Bentegodi, al di là di quello magari che succederà con il Palermo. Ma è ancora tanto lunga questa partita, perché il Foggia sta attaccando con tutti gli effettivi a disposizione. Qui Kragl si va a guadagnare un calcio di punizione, settore di sinistra per il giocatore tedesco del Foggia. Ci sarà questo calcio di punizione perfetto per un cross all'interno dell'area di rigore, dove ci sono tutti, è rimasto solo Leali praticamente a protezione della metà campo difensiva del Foggia. Sul pallone proprio Kragl, che magari metterà dentro questo pallone con tutti i saltatori poi pronti a battere verso la rete, verso la porta di Silvestri. Parte Oliver Kragl, il pallone dentro, Davidovic che svetta, la palla che esce, c'è Gerbo che prova la conclusione, però viene ribattuta dal più piccolo in campo, lì il più piccolo di statura, insomma, lì che però qui si è immolato per salvare questo pallone. Ancora Deli, il Foggia che attacca, minuto 43 di questo secondo tempo al Bentegodi, palla che poi transita dall'altra parte, c'è un nuovo cross, pallone dentro, Vitale lo lascia lì per Mazzeo, ancora Galano e Silvestri, il miracolo di Silvestri su Galano. Cosa ha fatto Silvestri? Prima è andato a fermare Mazzeo e poi Galano, in un'uscita spericolata di Silvestri che però è andato ad inchiodare il risultato sul 2-1. Intanto un giallo per un giocatore del Foggia, il numero 33 del Foggia, Matarese, che è appena entrato sul terreno di gioco. Una paratona vera di Silvestri per salvaguardare questo 2-1. Abbiamo rivisto il Silvestri di inizio stagione, Simone. No, devo dire la verità, questa vale il playoff, perché tra l'altro è andato a prendere il pallone, era all'altezza del dischetto del rigore e decentrato a sinistra. Cosa ha fatto? L'avete vista? Sì. Mamma mia! È stato un gatto davvero. Si è immolato su una mezza papera di un difensore, sì, che non ho visto chi è. Assolutamente. Non so neanche cosa l'ha presa. Si gioca. Si gioca qui con Di Carmine che va a lottare, va a recuperare questo pallone. Adesso Di Carmine va però a commettere fallo perché se l'è portato avanti con un braccio probabilmente il pallone. Però Di Carmine, come direbbero in Inghilterra, Simone, on fire, Samuel Di Carmine. Dobbiamo dare merito allora a Glietti, perché col segno di poi sono bravi tutti, l'ha tenuto in campo quando si pensava a un cambio col pazzo, ha fatto due gol, ha messo Colombato che dopo qualche istante ha procurato il rigore. Pareggio del Venezia intanto, sì. Pareggio del Venezia che però non cambia, vero, la situazione playout, con adesso il Foggia sempre in avanti con Deli chiuso da Mattia Zaccagni, poi Deli con le cattive va a mettere giù Zaccagni e Zaccagni che esulta, perché comunque questo calcio di punizione fa respirare il Verona. Siamo al 45esimo, Davide, 2-1, situazione adesso abbastanza cristallizzata per quanto riguarda la zona, sì, playoff. Verona al sesto linea, posto. Adesso prima di tornare da te, appena ci sarà il recupero, così facciamo un attimo il riepilogo dei risultati sugli altri campi, con il Benevento che vince contro il Brescia. Olindo dice accomodata la partita, insomma, Brescia non gliene frega più niente, è già in Serie A. Ha sbagliato il rigore anche il Brescia. Ha sbagliato anche un calcio di rigore. 2-2 tra Carpi e Venezia, insomma, lì
dietro, è questo che era un po' sorpreso il risultato. Carpi con l'uomo in meno, Crotone 3, Ascoli 0, Lecce 2, Spezia 1, con lo Spezia che ogni tanto spaventa il Lecce, che prova ad andare in Serie A direttamente. 1-1 tra Padova e Livorno. Attenzione, questa è una partita in area di rigore, viene murato da Billong, ma qui lì aveva messo il turbo, aveva cercato di superare di slancio tutta la difesa del Foggia. Billong l'ha chiuso, era l'ultimo uomo. Lo deve pescare ancora, intanto raddoppio. Raddoppio. Era l'ultimo uomo prima di Leali, lì fermato, però hanno dato un'ottima azione. Quanti recuperi? 4 minuti di recupero. 4 minuti. Allora, dicevo, 4 minuti di recupero, finisco il giro dei risultati, poi andiamo al Bentegodi fino alla fine. Dicevo, intanto ha raddoppiato il Pescara, 2-0 contro la Salernitana, 2-2 tra Cittadella e Palermo, quello è un risultato molto molto pesante, 2-1 tra Perugia e Cremonese. E allora torniamo per questi ultimi 3 minuti dei 4 di recupero prima del termine del campionato al Bentegodi. Verona 2, Foggia 1, Verona sotto di un uomo. Adesso Colombato, che è entrato per quello, per mantenere il pallone, a palleggiare proprio con Gustafsson. L'assa adesso lì in mezzo per cercare di tenere il Foggia il più lontano possibile dall'area di rigore. Davidovic si va indietro da Silvestri, possesso palla del Verona, adesso che si ascolta anche qualche timido applauso qui al Bentegodi per la squadra di Aglieti. Qui va a scivolare Ranieri, Colombato che ha cercato di recuperare palla, però c'è Billong comunque che è stato davvero superlativo oggi pomeriggio. Billong porta avanti il pallone, la palla dentro per Matarese, Davidovic che va a chiudere, Davidovic lungo a cercare Samuel Di Carmine, ma con Billong davvero non si passa, non si è mai passati dalla sua zona questo Marcantonio, poi che ha fermato lì in mezzo gli attaccanti del Verona. Ancora palla sul tripletta di Zigoni. Zigoni, è solo per dire tripletta di Zigoni, non c'entra niente, salvo. Va a fare play out, però retrocede il Foggia adesso. Retrocede il Foggia, retrocessione diretta del Foggia. 2-3 fra Carpi e Venezia, e qualcuno l'ha detto anche a Grassadonia, ha segnato il Venezia. Quanto manca il tuo cronometro? Manca un minuto e mezzo, manca un minuto alla fine di questa partita. Beppe, adesso però vediamo che Grassadonia sta dando qualche indicazione ai suoi giocatori in campo. Il Foggia che dovrà recuperare velocemente il pallone per cercare l'ultimo attacco in questa partita. Silvestri, la notizia intanto si è anche diffusa qui al Bentegodi, ovviamente il coro lo conoscete. Tutti quanti. Con adesso Leali che va a rimettere in gioco questo pallone, Mazzeo che viene forse spinto da Davidovic, non c'è fallo però per l'arbitro, il signor Gersini di Genova. Zaccagni va a lottare, manca pochissimo alla fine di questa partita, con il Foggia che adesso va a cercare di disturbare Silvestri che rinvia nella zona di Samuel Di Carmine, il colpo di testa dell'attaccante Billong che va a recuperare, manca pochissimo alla fine di questa partita, ma si gioca ancora qui al Bentegodi in questo pomeriggio così ricco di emozioni. Billong ancora a portare avanti il pallone per l'ennesima volta, il francese va a cercare il numero 7 del Foggia, Leo Greco, che poi sbaglia il passaggio per Kragl e mi sa che è finita davvero. Siamo tutti in attesa solamente del triplice fischio dell'arbitro, il signor Gersini di Genova, si è alzato Aglietti, si è alzato Mazzola, sono tutti in piedi. In questo momento il Verona, come detto, sarebbe al sesto posto nella griglia playoff, manca pochissimo alla fine e per come si era messa sembra qualcosa di incredibile. È finita ai playoff, Verona ai playoff, almeno quello. Con il Verona che vince questa partita e il Foggia che retrocede in Serie C. Simone Antolini, quante emozioni. Pazzesco, però guarda, devo dire la verità, sto cercando le facce dei ragazzi del Verona e anche quelli del Foggia. Guarda il Foggia, va in Serie C, cos'è successo negli ultimi 5 minuti? A noi interessa naturalmente, siamo felici per il Verona, ma sono stati 90 minuti di campionato pazzeschi che in questo momento ci lasciano addosso tantissima adrenalina, tante perplessità, però portiamo a casa il risultato. È un risultato che il Verona per certi versi ha costruito nel finale, tirando fuori quello che gli era mancato, quindi è tutto grasso che cola. E adesso Davide, è tutto grasso Grassadonia.
Verona contro lo Spezia, sì, venerdì, no, al Bentegodi. Le cose. Venerdì al Bentegodi, Verona-Spezia, questo, questo è l'accoppiamento, poi però bisognerà capire cosa succederà al Palermo ed eventualmente, ovviamente, se il Verona passasse il turno, chi è la semifinalista verso la Serie A è proprio il Palermo. E quindi questo è un po' lo scenario, il Palermo che ti attenderebbe nel caso in semifinale, ma intanto Verona Spezia venerdì.